tra Fiorentina e Verona, tra l'altro le due squadre sono gemellate. Noi adesso però ci colleghiamo telefonicamente in diretta con un, ancora non ho capito nemmeno con chi, non so se con Paolo Hendel oppure con Carcarlo Pravettoni. Buonasera, chi c'è in linea? Non lo so nemmeno io chi sono ormai, porca miseria. Questo è Pravettoni. Guarda, con la parrucca con... Sono un povero uomo, normale così, tra virgolette normale, però quando guardo la Fiorentina sono Hendel di certo. Pravettoni lo lascio a casa lì. Lo lascio a casa, ma è vero che Pravettoni, se Galliani si candida in politica, se Galliani andrà a fare il politico, è vero che Pravettoni andrà a fare il direttore sportivo al Milan? Questa mi giunge nuova, guarda. Io ce lo manderei volentieri, così fa finire ancora peggio la squadra, visto che sta risollevandosi. È una grande squadra il Milan, ma quest'anno l'ha fatto vedere poco, diciamo la verità. Paolo, senti, come vedi la Fiorentina di quest'anno? Ti piace? Guarda, io sono, purtroppo sono un tifoso che troppo disabituato alla sofferenza, devo dire la verità, e quindi la Fiorentina di quest'anno mi piace moltissimo, mi piace il lavoro che ha fatto Montella, ci abbiamo dei giocatori, ma insomma veramente non ce n'è uno che non abbia fatto il suo e oltre il suo. Però quando vedi, Quadrado che ha subito un rigore e viene, e mi riferisco alla partita ovviamente con Napoli, e invece viene espulso per simulazione, lo chiamiamo errore arbitrale questo? Boh, te che dici? Io dico di no, cioè, ma è per forza di cose non vogliono che stiamo viola in campo, perché c'è sempre dietro, dai, alla fine quando la Fiorentina deve essere bloccata in qualche modo si inventano il modo di bloccarla. Ora non voglio fare non voglio ragionare col solito pensiero, col solito atteggiamento vittimista, però guarda caso la Fiorentina, come tante altre squadre di valore che giocano bene, la Fiorentina è una delle squadre che gioca meglio e che ha veramente il gioco più bello anche a vedersi, subiscono questi errori arbitrali, chiamiamoli così. Invece le squadre più potenti, più, capito, che hanno un peso politico, economico maggiore, guarda caso gli errori arbitrali non li subiscono mai, o quasi mai. O quasi mai. Senti Paolo, noi sappiamo che tu sei uno dei testimonial di alcuni nostri amici che sono venuti qui in studio nelle scorse puntate a trovarci, che sono i ragazzi di Bevi con la Testa. Intanto chiuso il ragionamento, cosa volevo dire prima? Volevo dire che io mi butto con entusiasmo nel gioco del tipo di sostegno alla Fiorentina, e poi quando accadono certe cose si rimane talmente male, amareggiati, che viene voglia di avere meno entusiasmo, ecco, perché tanto il calcio poi finisce sempre per essere un gioco che non è un gioco, insomma, che muove talmente interessi talmente grandi che alla fine qualche cosa che non ha a che fare col gioco interrompe il bello di questa disciplina sportiva. Invece, ecco, una cosa che non si interrompe mai, e ti ringrazio della domanda, è l'impegno di questo straordinario gruppo di giovani che fa un discorso rivolto ai giovani e ai non più giovani sul tema degli alcolici, cioè bevete, ma bevete con la testa. E testa di alcol è diventato un modo di dire... Non è una parolaccia, Paolo. Prego? Non è una parolaccia testa di alcol. No, non è una... Se uno si dice però sei una testa di alcol, non è un'offesa. Ma invece la parolina magica, capito? Cioè il gioco è non fare la testa di alcol. Ecco, bevi con criterio. Tra l'altro mi sembra anche bello questo. No, è inutile che ci vengano a dire non toccate gli alcolici perché gli alcolici sono il frutto di Satana, o che ti devo dire io, c'è dietro il demonio, no?
poi siamo in Toscana, porca maremma, un bicchiere di vino non fa male a nessuno, ma anche un mojito di tanto e una caipirinha. Il problema è di farlo con la testa, in modo misurato, con moderazione. E se un giorno, e concludo, e se un giorno si esagera, perché succede, si beve un bicchierino di troppo, rendersene conto e non mettersi alla guida della macchina, ma neanche della moto, del motorino, fare guidare un amico, stare fermi, ecco, non fare quello che dice. Io sono che poi un atteggiamento più maschile che femminile, io sono un uomo vero, guido anche se ho bevuto troppo e chi se ne frega, perché mette a rischio la tua vita e quella degli altri. Senti Paolo, come sta procedendo la tua carriera televisiva, anzi la carriera televisiva di Carlo Pravettoni? Allora, intanto per quanto riguarda la campagna Bevi con la testa, nata dall'impegno di Matteo Lucherini e di tutti i giovani poi che ci sono morti, sì, lo sappiamo, dovrebbe essere il prossimo lunedì allo stadio di Firenze, grazie alla generosità e alla sensibilità della Valle. Lo spot, dovrebbero proiettare lo spot fatto da Pravettoni con Giobbe Covatta, dove Covatta fa l'autista di Pravettoni e Pravettoni lo maltratta, tutti e due ubriachi, e poi c'è il messaggio: non fate le teste di alcol. Ecco, la mia carriera televisiva, dopo che mi hanno tenuto Pravettoni fermo una decina d'anni nel cassetto, mi hanno richiamato in servizio dallo scorso anno in un talk show, come si dice adesso. Ce n'è anche troppo. Talk show, sì. L'altro anno eravamo all'ultima parola su Rai 2, quest'anno siamo alla 7, la 7 mercoledì verso le 21:15, c'è questo talk show che si chiama La Gabbia, è chiuso da Carlo Pravettoni, che fa i suoi 6, 7, 8, 10 minuti, lo ritrovate anche su YouTube. E l'altro giorno, per esempio ieri, mercoledì scorso, ieri l'altro era, o quando era, era in lutto ovviamente per la decadenza di Silvio e per celebrare il lutto aveva aperto un fondo nero alle isole Cayman, in questo esprimeva la sua solidarietà ai colleghi del Senato che si sono vestiti in lutto, perché Pravettoni è un personaggio di quell'area lì, insomma, no? Berlusconi è il suo idolo e anche il suo amico, e questo mi permette di giocare e di dire delle cose che come Handel invece non potrei mai dire. Il gioco è anche un po' lì di rovesciamento. Quindi dopo Berlusconi è Carcarlo Pravettoni, ci dice il nostro Gianmarco Lucherini, il dopo Berlusconi è Carcarlo Pravettoni. spero di no. Carcarlo Pravettoni, saluto anche il collega che è accanto a te, Carcarlo Pravettoni è nato a Maggiore, è nato a Maggiore Gol così per la magia che riuscivano a mettere in piedi i ragazzi della Jalapas, insomma, ancora sono bravissimi, i tre della Jalapas, sapevano, guarda caso, tutti noi comici che siamo finiti a Maggiore Gol in qualche modo abbiamo fatto la nostra bella porca figura. Bene, bene. Paolo, senti, Carcarlo Pravettoni era in lutto pochi giorni fa per la decadenza di Silvio Berlusconi, noi però siamo tristi perché bisogna salutarti, perché bisogna andare in pubblicità. Comunque noi ti facciamo un applauso e ti aspettiamo presto qua in studio da noi. Vediamo anche se oggi non è stata una bella performance. Va buono, ti salutiamo Paolo, grazie ancora. Ci vediamo dopo la pubblicità, a tra poco.